Come dicevo, l'occasione della primavera del corrente anno è quella lì di poter riaprire al pubblico la libreria Alberi. È uno spazio collocato a ridosso del Duomo, a ridosso del coro del Duomo d'Orvieto e che verrà utilizzata anzitutto come sede espositiva, come uno dei locali, come sede espositiva della prossima, oramai prossima, mostra di su Luca Signorelli organizzata dalla Regione Umbria e dal Ministero dei Beni Culturali. È stata per moltissimi decenni chiusa al pubblico questa libreria e riaperta per l'occasione. Un'anticipazione di quello che potrà essere il percorso espositivo della futura mostra di Luca Signorelli e sarà la riapertura della stessa libreria Alberi nei tre giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, 17, 18 e 19 marzo, durante i quali sarà possibile rivisitare rivisitare la libreria Alberi mediante visite guidate messe a disposizione dall'opera del Duomo stessa. Il secondo spazio che l'opera del Duomo si appresta ad aprire e a gestire nell'ottica di programmarvi eventi culturali è proprio la Chiesa dei Santi Apostoli. Chiesa dei Santi Apostoli, di proprietà della Diocesi, e che abbiamo avuto l'occasione di poter utilizzare in primis come una sede espositiva della mostra del Signorelli e in particolar modo dove verranno collocate le opere contemporanee che si ispirano a Luca Signorelli, di due grandi pittori e artisti del Novecento, Fabrizio Clerici e Livio Orazio Valentini, che si sono ispirati al Signorelli stesso, e per poi essere utilizzata successivamente alla chiusura della mostra a fine agosto per altri eventi culturali, altre esposizioni, concerti e così via.